San Giacomo e Cristoforo, la storica chiesa parrocchiale di Santo Stefano Belbo, quella nella quale il 19 settembre 1908 fu battezzato Cesare Pavese. Non la prima parrocchiale, perché quella era dedicata a Santo Stefano ed esisteva sulla collina della Torre, ma della quale oggi non esistono più tracce. San Giacomo fu costruita intorno al XII-XIII secolo. Le prime notizie storiche sono del XIV secolo. Nacque ai bordi del rione della Villa, uno dei tre rioni storici di Santo Stefano. Essendo gli altri due rioni, quello del Castello, il più antico, e il Borgovero. Risale alla fine del XVI secolo la canonica, oggi sede della biblioteca comunale. Nel corso dei secoli l'interno della parrocchia di San Giacomo si arricchì di 11 altari addossati alle pareti. Di questi oggi ne rimangono tre. Nel 1926, con l'entrata in funzione della nuova chiesa parrocchiale dedicata al Sacro Cuore, San Giacomo fu abbandonata e venne sconsacrata. Fu già anche oggetto di atti vandalici. Nel 1995 fu venduta ad un privato, dalla Curia fu venduta ad un privato, che la cedette poi al Comune. Restaurata negli ultimi anni del secolo scorso, viene oggi usata come salone per varie attività culturali, mentre la canonica ospita la biblioteca e la Fondazione Cesare Pavese. L'importanza di Santo Stefano si accrebbe nella seconda metà del secolo XIX, dopo che nel 1865 era arrivata la ferrovia della linea Alba-Alessandria. Da quel momento in poi il paese divenne un po' il raccoglitore di tutti i commerci della media e dell'alta Valle Belbo. Si arricchì di botteghe artigiane, di commercianti che vendevano ogni tipo di merce. Sorse una banca, la banca di Santo Stefano. La prima cantina sociale. La piazza più importante del paese era la salita del Littorio, via 20 Settembre, che era chiusa qui alla cima, vero? ed era la piazza pubblica di sotto, come la chiamavano, perché era sotto le mura, vero? Difatti questo piccolo percorso che devia verso la strada è dovuto al fatto proprio di collegare il paese con la piazza, paese che trovò Cesare quando nacque. Lui non lo sapeva naturalmente, ma era questo. Sempre, ma più che mai questa volta, ritrovarmi davanti e in mezzo alle mie colline mi sommuove nel profondo. Deve pensare che immagini primordiali, come a dire l'albero, la casa, la vite, il sentiero, la sera, il pane, la frutta, eccetera, mi si sono dischiuse in questi luoghi, e rivedere perciò questi alberi, viti, sentieri mi dà un senso di straordinaria potenza fantastica, come se mi nascesse ora, dentro, l'immagine assoluta di queste cose,
come se fosse un bambino, ma un bambino che porta in questa sua scoperta una ricchezza di echi, di stati, di parole, di ritorni, di fantasia, insomma, che è davvero smisurata. Non sono vissuto altri 30 anni per niente. Ora, questo stato di aurorale verginità che mi godo ha l'effetto di farmi soffrire, perché so che il mio mestiere è di trasformare tutto in poesia, il che non è facile. La prima idea è stata che quanto ho scritto finora erano sciocche cose, tracciate secondo schemi allotri che non hanno nessun sapore dell'albero, della casa, della vite, del sentiero, come li conosco. Andando per la strada del salto nel vuoto, capivo appunto che ben altre parole, ben altri echi, ben altra fantasia sono necessari. Insomma, ci vuole un mito. Ci vogliono miti, universali, fantastici, per esprimere a fondo e indimenticabilmente questa esperienza che è il mio posto nel mondo.